meno. Infatti Massimo Giannini alzava le sopracciglia, insomma, per chi può sì, ecco, diciamo. Partito Democratico del Lazio approva l'ordine del giorno per l'ingresso nella giunta regionale del Lazio, che è guidata dal segretario Nicola Zingaretti, del Movimento 5 Stelle. Oh, vedi? Adesso magari Zingaretti ci riesce pure, però ti chiedo, Massimo, come sta secondo te Zingaretti? Perché dentro il Partito Democratico si respira un'aria pesantuccia. E c'è qualcosa che noi non abbiamo capito della strada che ha deciso di percorrere Zingaretti? Ma no, in realtà noi abbiamo più o meno capito tutto. Oggi tra l'altro lo spiega in un bell'articolo Gianni Cuperlo, mi pare che sia uscito sul Domani se non ricordo male, ma il Partito Democratico cosa paga essenzialmente, al di là del fatto che ha subito un appannamento politico nel corso degli ultimi anni, le elezioni del 2018 non sono andate bene, lo sappiamo, ha avuto l'occasione straordinaria di rientrare in partita dopo la follia del papete di Salvini, è rientrato al governo. E ancora una volta quindi si conferma quello che va avanti, diciamo, dal governo Monti in poi, cioè il PD si fa carico e quindi assume su di sé tutta la responsabilità di garantire un esito ordinato del nostro sistema politico, che invece sarebbe, comunque rimane in buona misura, piuttosto caotico, e paga uno scotto a tutto questo, cioè la governabilità alla fine in un paese come l'Italia, nel quale governare è quasi impossibile, è un peso, è un onere. Il PD se ne fa carico ogni volta con un rischio gigantesco, che è quello di dire sì a tutto quello che succede. E quindi questa è la grande fatica che sta facendo Zingaretti dentro un partito nel quale, però bisogna dire anche questo, al di là dell'esperimento fallito di Renzi, non si vedono leadership alternative, o se ci sono, si facciano avanti. Chiaramente per potersi fare avanti occorre il congresso, e quindi io credo che non sarà cosa da subito dopo le amministrative, come chiede una delle correnti più importanti del PD in questo momento, incarnata dal ministro Guerrini, ma sicuramente entro la fine dell'anno secondo me il PD il congresso lo deve fare. Assolutamente sì, perché la scelta strategica di continuare o rafforzare l'alleanza con i 5 Stelle o con quel che rimane dei 5 Stelle va sottoposto a verifica congressuale, su questo non ci sono dubbi. Quindi da Senti, quello prima Zingaretti di salutarti Massimo, sfuggire. Questa volta è vero, notizia che ci può consolare, ho fatto, situazione, Alessio. Sanremo, facciamo vedere il...